non in generale, oggi come oggi siamo distratti da tante cose, quindi magari il fiore del paese passa in secondo piano, però c'è un'attenzione, c'è una parte di popolazione che ci tiene. E l'altra bella speranza, e lo dico con molta lealtà, mi darà conferma anche il Presidente della Prologo, l'abbiamo avuto alla Regione, dove non abbiamo trovato la politica, devo essere sincero, abbiamo trovato persone col sorriso, siamo stati accolti col sorriso, dall'assessore al turismo Mario Messina, che ringrazio, l'assessore Bernadette Grasso, anch'essa ci ha ricevuto, eravamo 25 sindaci, l'onorevole Cadalfamo che era presente lì in Regione. E quindi non è un discorso di politica, perché a noi non interessa, non facciamo politica, per me, ma che neanche ci credo più alla politica, né destra né sinistra, per me contano le persone. E le persone che abbiamo trovato alla Regione, me ne darà atto la Presidente del Prologo di Senaga, abbiamo trovato persone che ci hanno accolto col sorriso e ci hanno dato la speranza. Non siamo andati a chiedere soldi, abbiamo chiesto di promuovere i nostri paesi, di dare importanza a questa iniziativa che parte dal basso, che parte dalle risorse comunali, che parte dalle risorse dei cittadini. Faccio riferimento, è un'immagine che difficilmente, che ancora oggi stenta ad emergere, che in Sicilia vi siano anche gente capace di amministrare bene. Che quando andate al nord o all'estero si è convinti che in Sicilia è tutto degrado, che c'è poco capacità di sapere amministrare, che siamo tutti nulla facenti, che siamo tutti delinquenti, che siamo tutta gente che fa politica perché vuole fare altro per altri interessi. Invece queste situazioni, questi comuni ci danno l'esempio che in Sicilia si può anche amministrare bene. C'è gente che sa amministrare bene, c'è gente che fa politica per spirito di sacrificio, perché oggi fare i sindaci, ancor più che fare l'assessore parlamentare, ve lo riconosco, è una missione per cui ci vuole coraggio, fegato e coraggio, quindi prima di tutto la mia stima va a voi per questo motivo, i sindaci comunque a chi mi supporta, e quando si è capace di farlo bene, credo che sia un motivo che vada premiato. Quindi io sono ovviamente a disposizione come. Innanzitutto mi piacerebbe che questa associazione dei comuni feriti potesse crescere in termini numerici. Desidero fare i miei migliori auguri a tutti gli 11 comuni siciliani che dall'8 al 10 novembre parteciperanno in Piemonte al concorso Comuni Fioriti promosso da Astroflor. I nostri comuni concorreranno per l'assegnazione del nuovo marchio di qualità per l'ambiente di vita che promuove buone pratiche di decoro, pulizia, cooperazione tra cittadini, associazioni e amministrazioni comunali. Voglio complimentarmi ancora una volta con i sindaci dei comuni che hanno aderito a questa bellissima manifestazione, sindaci che ho ricevuto in Regione qualche giorno fa, perché incentivare la cura del verde nei nostri comuni è anche un modo per renderli più accoglienti, più gentili e vivi, e anche perché possano diventare anche attrattori di turismo. In bocca al lupo quindi, a nome mio, di tutto il governo regionale, i nostri comuni, che sono sicura si faranno apprezzare nel contesto nazionale, e un in bocca al lupo anche alle ragazze che parteciperanno al concorso parallelo di Miss Comune Fiorito provenienti da Ucriac, Gerace e Gangi. Nelle settimane scorse in assessorato sport, turismo e spettacolo a Palermo abbiamo avuto il piacere di ricevere molti amministratori locali di questi comuni fioriti con i quali abbiamo cominciato una sinergia, un percorso di promozione e di valorizzazione di questa forma di turismo esperienziale basata appunto sulla floricoltura, e quindi c'è speranza da parte della deputazione, da parte del governo regionale, che molti dei comuni possano ricevere questo marchio che significherebbe ovviamente anche una maggiore presenza sui media, sui giornali nazionali e nelle fiere turistiche internazionali che si vanno ad organizzare nei mesi che verranno. E quindi da parte mia c'è l'augurio per tutti i comuni di farcela, di poter ottenere questo marchio e di partecipare, perché no, anche ai concorsi che si terranno poi a livello europeo e mondiale, il che significherebbe che per la prima volta un comune del sud Italia e non del nord Italia avrebbe ottenuto questo importante riconoscimento. Insomma, incrociamo le dita e facciamo i migliori auguri a tutti i comuni siciliani.